Finalmente! Dai, era ora! Finalmente! Cavolo! Ora, ora! Dai! Questa potrebbe essere un'operazione di mercato importante. Importantissima. Però. Ma che stavamo aspettando veramente da tanto tempo. Se ne è parlato, sarà un mese e mezzo che se ne parla. La mesata buona, sì. Abbiamo aspettato a parlarne perché l'ultima volta che ho detto è fatta per Malcolm, che veramente, cioè Di Marzio, Sky, avevano dato tutto per fatto. Che è successo? Niente, è arrivato al Barcellona. Allora, prima di fare una cosa del genere ho detto, ma guarda, se inserisce pure Barcellona all'ultimo ce l'aveva pure questo. Parliamo di... Che era successo poi, Barcellona e lascia Arsenal, lasciamo sta. Lascia perdere, sì, Zonzi! Ragazzi, Zonzi è in volo verso l'Italia. Anzi, nel momento in cui pubblicheremo il video, sicuramente sarà già sbarcato e magari avrà fatto le visite mediche, non l'avrà passate e ce l'avrà previsto l'arrivo. Previsto l'arrivo a Ciampino alle 13:30 per sostenere poi le visite mediche. Ragazzi, capito? Ragazzi, stiamo parlando di Nzonzi, un giocatore che è un pallino di Monchi, che ha portato al Siviglia e adesso, visto che Monchi è passato alla Roma, è riuscito anche a strapparlo al Siviglia. Lo portò al Siviglia dallo Stoke City per 10 milioni di euro, quindi un acquisto qualcosa che per Siviglia. Rendimento dal 2000, ma che stai scherzando, dal 2015 ha vinto tutto il possibile praticamente Europa League in special vogliamo dire che ha vinto anche il campionato del mondo con la Francia, campione del mondo ragazzi, con 5 presenze nel mondiale nella squadra delle Deschamps, quindi ragazzi, giocatore che secondo me un vale, mediano di rottura vale de in generale, diciamo che un mediano di rottura che comunque avevo capito che avevi detto questa cosa, solo non mi ero capacitato, vabbè, comunque è un mediano che probabilmente giocherà al posto di Gonalon, ma mi risulta che Gonalon è ancora in squadra. Gonalon penso a sto punto diventerà via. La terza alternativa se non dovesse andare secondo via. Secondo me Monchi l'ha messa alle strette, come avevo già preventivato forse in una live che avevamo fatto. Sì, una live, un video. De Rossi, Gonalon e Nzonzi. De conseguenza Nzonzi sarà probabilmente il titolare alla pari di De Rossi, quindi se giocheranno il posto da titolare, assolutamente Gonalon sì. Viene messa alle strette da Monchi in modo tale che gli dice posso permettermi di dire che viste le prestazioni di Gonalon la scorsa stagione era più necessario per noi un mediano. Mi dispiace. Una valida alternativa a un mediano come De Rossi, che comunque inizia ad avere una certa età, piuttosto che un esterno in cui insomma siamo abbastanza forniti nel reparto. Secondo me arriverà pure l'esterno, Spero che arrivi anche l'esterno, ma il tempo sta stringendo, sì. Tu che voto dai a questa operazione del mercato? 8. Voto 8. Io pure 8 e mezzo, anche se a 29 anni se non mi sbaglio. 29 anni è stato pagato una trentina di milioni di 28/30 milioni più bonus. Quindi ragazzi, potrebbe essere una cifra complessiva intorno ai 35, che era quello che poi richiedeva il Siviglia. Quindi, stiamo parlando di un campione del mondo, ragazzi. Ma non solo stiamo chi parlando chi è che mi campione? Sta rompendo le scatole, vabbè, lasciamo per... Anzi, vabbè, famo così, va, capito, va. Tu nel frattempo parla, perché se no qua veramente, di qualcosa tirate fuori i capezzoli. Stai parlando sopra, cioè, quindi non ho potuto di niente, vai. E che stavamo a dire? Parlavamo di Zonzi, quindi che investimento di 35 milioni complessivi de bonus per un 29enne, 30enne, per me ci può stare. Però è un giocatore di sicuro rendimento, di sicura costanza, quindi hai sentito ottimo. Quella statistica che vede la Roma dalla scorsa stagione essere aumentata di 2 cm in altezza? Non sto di niente del sozzo, No, 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 veramente c'ha. Abbiamo preso tutti squadra... i giocatori alti più di una 1,80 m e 85, scusate. E la fisicità in Italia conta molto, perché inizialmente pure l'anno scorso la Roma non prendeva mai gol, perché comunque riusciva a difendersi bene sia sui calci piazzati avendo giocatori alti, quindi di conseguenza riuscivano sempre a prenderla di testa, sì, e a buttarla fuori, ma soprattutto col fisico a proteggersi e a chiudersi bene in difesa. Ma un Zonzi quindi davanti la difesa a rottura che cerca di far ripartire l'azione, anche perché tecnicamente non è che fa schifo, anzi è un giocatore che comunque ha qualità anche di impostazione, lo non vedo solo molto bene. Recupero palla. E poi comunque ragazzi, ripete, come ha detto anche lui, la fisicità è molto importante per un mediano, quindi insomma all'occorrenza potrebbe... No, ma è importante proprio nel campionato italiano, cioè è proprio importante. Ma per le cifre che l'abbiamo pagato, secondo te supererà anche De Rossi in gerarchia, visto che è un pallino proprio de Monchi a livelli esagerati? Allora, secondo me De Rossi, come ho già accennato in altri video, non potrà fare tutta la stagione, perché ovvio, non c'ha più l'età e gli infortuni avanzano, quindi ragazzi, farà metà stagione su una cinquantina di partite. 25 da titolare le farà. 25 le potrebbe fare tranquillamente, magari con squadre anche un po' più scarse o comunque di meno impegno a livello fisico. Abbiamo anche visto l'anno scorso che Di Francesco tante volte non lo ha fatto giocare per farlo riposare, appunto turni infrasettimanali, insomma quando magari ci sono tante partite ravvicinate potrebbe risparmiarlo, e a quel punto subentra Zonzi. Oppure chi lo sa, sarà proprio Zonzi a fare il titolare e quindi verrà
alternato poi De Rossi per far riposare proprio un Zonzi. Assolutamente. Potrebbe essere proprio questa la soluzione alla fine. Quindi quanto gli dai? Voto proprio agli 8, 8 e mezzo. 8 pieno. Io pure 8 e mezzo sinceramente glielo do. 8 e mezzo non me la sento, perché comunque in Zonzi in Italia non è c'è mai giocato, e da valutare. Quindi può darsi che siete ambientati, ma a mio avviso non ci sarà nessun tempo di ambientamento, anzi. Peggio De Gonalon, parere mio, non può fare, con tutto il rispetto per Gonalon, che quando è arrivato alla Roma io fui il primo a dire abbiamo fatto un affarone di mercato, low cost. Pure io dissi la stessa cosa. E invece ragazzi, l'ambientamento, le cose, ok, purtroppo è un rischio che bisogna correre, che bisogna provare a correre, poi te può dire bene come non ti può dire bene. Esattamente. Ci fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Quanto potrà essere importante Nzonzi per la Roma della prossima stagione, non solo in ottica campionato, ma anche a livello di esperienza in ottica Champions League, perché comunque Nzonzi è uno che le coppe le ha fatte, le ha vinte pure. Certo, non la Champions League, però insomma, ragazzi, è sempre esperienza che vai ad accumulare. Ha vinto Europa League, ha vinto Coppa del Mondo, ha vinto il Mondiale, quindi insomma, ragazzi, più esperienza di quello. Io spero che possa essere veramente importante per la Roma. Sono contentissimo di questo acquisto. Credo che fosse proprio quello che ci mancava. Sì, quindi magari quello che ci mancava. Anche un tassello messo là davanti come esterno, però bisogna cedere qualcuno. Ovvio. E poi credo che la Roma sia al completo, ma manca veramente poco alla fine del calciomercato, quindi non so se riusciremo sempre più. Non so se riusciremo a prendere anche quello. Comunque, fateci sapere il vostro parere nei commenti. Vi ricordiamo di scaricare tramite il link in descrizione OneFootball, ragazzi, la nostra applicazione preferita di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi, gratis per iOS e Android. Ok, link in descrizione. Trovate anche il profilo Instagram e canale Telegram. Ci seguite anche da lì, vi inviamo le feed e le notifiche che YouTube ultimamente non sta mandando. In alternativa, proprio su YouTube attivate la campanella. Ecco, non in alternativa, fate anche quello, così sarete sempre sicuri di non perdervi un nostro nuovo contenuto. Esatto. Detto questo, a voi la parola nei commenti. Date un voto appunto all'acquisto di Nzonzi da parte della Roma. E niente, rispondete anche al sondaggio in alto a destra in questo momento o giù di lì. E non mi resta che non ci resta che darvi appuntamento alla prossima, certo, con un nuovo video. Che dici, faremo un video in cui diremo secondo noi dove arriverà, dove può arrivare la Roma con tutti i nuovi acquisti? Aspettiamo la fine del calciomercato, no, perché sennò forse è troppo facile poi, cioè che fai? Fai il video, fine campionato? Fai l'antepost quando è finito, dice che si sceglie, vabbè, ciao! Ciao!